Buon pomeriggio a tutti, siamo di nuovo qua con il nostro appuntamento ormai settimanale per i casi clinici. Non vi rubo altro tempo, passo subito la parola al dottor Scudelletti, che è il moderatore dell'incontro di oggi. Grazie Elena, grazie a tutti del piacevolissimo incarico che mi avete dato. È il quarto caso clinico, gli altri li ho sentiti tutti, sono veramente notevoli, non credevo che si riuscisse così a essere così impressivi, diciamo, così impegnati e così a dare notizie sempre, sempre nuove. Oggi credo ci sia un caso, diciamo, virgolette, a target patologie ematologiche, però vediamo quali sono gli sviluppi perché sono veramente casi veri e quindi interessanti. Do la parola ringraziandovi tutti ancora e ricordandovi dell'impegno che abbiamo venerdì tutto il giorno, in presenza, roba da pazzi, speriamo bene, portatevi le mascherine. Do la parola a Giancarlo e poi incominciamo direttamente. Grazie comunque ai presentatori del caso clinico. Giancarlo. No, direi di far parlare subito Andrea Bellodi, così ci presenti i due specializzandi, tre specializzandi, non ho capito bene. E niente, di Andrea dico soltanto, lo sappiamo tutti, lavora con Alberto Balestrero nella clinica di medicina interna, indirizzo oncologico, almeno sei ancora lì, no Andrea? Siamo qua, siamo qua. Siete qua. È bello sentir parlare di specializzandi. Spero che tu faccia da discussant e ci dia un sacco di belle informazioni. Grazie ancora per essere qui. Grazie Giancarlo, grazie Marco, grazie Elena, grazie a Fadoi che ci dà questa possibilità di condividere un po' l'esperienza che tutti i giorni viviamo. E in effetti sì, sono tre gli specializzandi che parleranno oggi. Perché per fortuna siamo finalmente arrivati in un momento un po' più di vacche grasse come personale che arriva. Una volta eravamo risicati sulle dita di una mano, ora abbiamo più specializzandi, sono tutti giovani entusiasti e lascio parlare loro. Abbiamo il dottor Tassara, Riccardo, la dottoressa Noecera Noemi, la dottoressa Giorgia Rossi. Sono molto giovani, primo anno. Ma sono molto bravi, molto entusiasti, vi parleranno di questo caso, potete poi farci dopo qualsiasi domanda, noi siamo qua a rispondere. È un caso curioso perché non è una patologia così infrequente, però è sottodiagnosticata, a mio avviso, e il caso presenta qualche trucchetto, qualche problematica di diagnostica differenziale che per l'interista è sempre molto interessante da affrontare. Allora, lascio la parola a loro, ok? Buongiorno a tutti, grazie Andre. Lo schermo si vede? Va bene. Oggi vi portiamo la testimonianza di un caso clinico di un paziente che si è presentato nel nostro reparto e questo paziente si presenta in pronto soccorso, intanto lo chiameremo JVV, è un uomo di 56 anni, nato in Sri Lanka, che si presenta in pronto soccorso per una dispnea associata a una tosse non produttiva e delle vertigini. Nella sua anamnesi possiamo annoverare quindi un'abitudine tabagica. Scusate. Scusate. Voilà. Lo vedete? Ok, scusate, ricomincio. Allora, oggi appunto parliamo di un caso clinico e a testimonianza quindi della nostra esperienza con un paziente che si presenta in pronto soccorso, lo chiamiamo JVV per comodità, e è un uomo di 56 anni nato in Sri Lanka. In pronto soccorso si presenta con una dispnea associata a una tosse non produttiva e a delle vertigini. In anamnesi annoveriamo quindi un'abitudine tabagica di 15 sigarette al giorno, dei pregressi ictus sinesiti e un stroke, soffre di ipertensione arteriosa sistemica e di dislipidemia e nella sua storia abbiamo anche un politrauma della frattura dell'arto inferiore con una successiva osteomielite. Il padre è deceduto a 60 anni di età per una morte cardiaca improvvisa. In pronto soccorso quindi si presenta ipertenso con una pressione di 180 su 100 mm di mercurio, tachicardico e una saturazione periferica dell'ossigeno di 66% in aria ambiente.
agli esami ematochimici, quindi possiamo vedere una emoglobina di 16 grammi per decilitro associata a un ematocrito più elevato di 50.4 punti percentuali e eseguito anche un proBNP, si vede quindi un valore di 2113 nanogrammi su litro. Dopo aver posizionato la maschera di Ventura al 40%, viene effettuato un emogasanalisi arterioso, nella quale si può vedere quindi un'acidosi respiratoria ipercapnica e di conseguenza è stato necessario un passaggio in area medica critica e in pneumologia per eseguire dei cicli di ninfa. Alle RX toraci, quindi di ingresso, si viene descritto quindi un quadro congestizio associato a una cardiomegalia e all'ECG invece, sempre effettuato all'ingresso, si dimostra quindi un ritmo sinusale tachicardico con un ampio HP. Come imaging di secondo livello è stato eseguito un attacco con torace con mezzo di contrasto, nella quale il radiologo descrive un versamento pleurico bilaterale, un ispessimento dell'interstizio assiale, la presenza di un edema interstiziale e un enfisema parasettare. A questo però, questo quadro non era associata a nessuna TEP. È stato quindi chiamato il collega cardiologo che ha eseguito un'ecocardiografia bedside, nella quale si nota quindi un ventricolo sinistro non dilatato ma lievemente ipertrofico con una frazione di direzione conservata, una lieve insufficienza mitralica e una camera delle camere destre non dilatate e non associate quindi a un'ipertensione polmonare. È presente comunque un versamento pericardico, come già descritto precedentemente, ma questo non è emodinamicamente significativo. È stato quindi ricoverato presso la nostra UO e all'ingresso possiamo vedere un paziente quindi vigile orientato e collaborante e un pneumatico riposo anche se soffre di una moderata dispnea da sforzo, la presenza di iperemia congiuntivale, dei valori pressori sempre elevati ma in riduzione associati a una saturazione periferica dell'ossigeno dell'86% in aria ambiente e all'esame obiettivo del torace si può notare quindi un murmure vescicolare abolito in base sinistra e ridotto invece nei rementi cardiopolmonari. Il paziente lamentava anche delle algie a livello addominale che erano episodiche soprattutto dopo i pranzi. È stato eseguito un emogasanalisi anche all'ingresso del nostro reparto, nella quale si può vedere una PCO2 di 64.8 mm di mercurio e una PO2 invece di 50.4 mm di mercurio, una saturazione periferica dell'ossigeno che va a confermare quella già rilevata al pulsossimetro precedentemente e dopo aver posto invece una maschera di Venturi al 35%, la saturazione di questa è salita al 97%. Agli esami ematochimici in ingresso nel nostro reparto si nota una poliglobulia, un'emoglobina di 18 grammi per decilitro e un ematocrito sempre elevato, anche se c'è stato invece un miglioramento dei valori dell'NT-proBNP andando a 467 nanogrammi litro. L'ipotesi diagnostica e il trattamento che era già stato avviato in pronto soccorso era quello di una possibile VPCM sconosciuta in un quadro di scompenso cardiaco. Di conseguenza è stata quindi avviata una terapia steroidea associata all'ABA e all'AMA, una terapia diuretica con furosemide endovenosa e anche una terapia vasodilatoria con dei nitrati. Abbiamo quindi testimoniato un miglioramento clinico del paziente e anche a livello emogasanalitico con una PCO2 di 48 mm di mercurio in riduzione, mentre una risalita dei valori di PO2 a 75.7 mm di mercurio. Come si può anche leggere dal diario, possiamo vedere un paziente eupnoico a riposo in aria ambiente, una pressione arteriosa rientrata in valori range con una frequenza cardiaca di 85 battiti al minuto e una saturazione appunto di ossigeno del 95% rilevata al pulsossimetro in aria ambiente. Rimaneva comunque questa iperemia congiuntivale già notata all'ingresso e all'esame obiettivo del torace i rumori non erano più presenti, i rumori patologici. Non ci siamo fermati a questa prima ipotesi diagnostica, ma abbiamo voluto ripercorrere quella che è la storia del paziente, ovvero un paziente comunque giovane con una storia di progressi ictus e un tilio, associato a una poliglobulia, delle vertigini e un'iperemia congiuntivale, in tutto in un quadro di ipertensione arteriosa sistemica. Di conseguenza abbiamo posto abbiamo ipotizzato una policitemia vera. Di conseguenza è stato richiesto un dosaggio dell'eritropoietina sierica, che è risultata quindi inferiore ai limiti della norma, e successivamente anche la ricerca della mutazione di JAK2 V617F sull'esone 14, che è risultata anch'essa positiva. Di conseguenza, la sindrome che avevamo di fronte era una mieloproliferativa cronica di impronta policitemica. Parliamo quindi di quelle che sono le sindromi mieloproliferative croniche Filadelfia negative. Cosa sono? Sono delle malattie clonali delle cellule staminali emopoietiche
spesso, frequentemente associate a quella che è la mutazione di JAK2. Allora, sono tre. Abbiamo la policitemia vera, quella appunto del nostro paziente, che è la più frequente e va a determinare un aumento della massa eritrocitaria. I segni e i sintomi più frequenti sono la splenomegalia, i sintomi neurologici che appunto aveva il nostro paziente, come la vertigine, la cefalea e i disturbi della vista, e poi fenomeni trombotici rappresentati spesso da infarti e ictus. Abbiamo poi la trombocitemia essenziale, che spesso è asintomatica ed è caratterizzata da una conta piastrinica elevata sopra le 500.000 piastrine e spesso si associa a mutazioni di JAK2, di KLR e di MPL. Abbiamo poi la mielofibrosi primitiva o idiopatica, che è un'entità rara, può essere l'evoluzione di una policitemia vera, di una trombocitemia essenziale e si caratterizza per una fibrosi del midollo. Generalmente si manifesta con splenomegalia, epatomegalia ed anemia. Allo striscio periferico infatti si possono notare i dacrociti. Nelle fasi iniziali può presentarsi totalmente asintomatica, poi però ovviamente caratterizzata dalla fibrosi midollare si rende fortemente sintomatica. La diagnosi si fa per esclusione, andando appunto ad escludere quelle che sono le altre cause di mielofibrosi secondarie, come la leucemia mieloide cronica, la policitemia vera, metastasi midollare e altre cause. Anche questa spesso si associa a mutazioni di JAK2, di MPL o di KLR. Allora, nel caso in cui si sospetti una policitemia vera, l'algoritmo diagnostico più corretto è appunto innanzitutto porsi il sospetto nel momento in cui l'emoglobina nell'uomo è superiore ai 16,5 grammi decilitri e nella donna ai 16. A questo punto l'iter più corretto sarebbe il dosaggio dell'eritropoietina sierica e la ricerca della mutazione JAK2 sull'esone 14 e sull'esone 12. Nel caso in cui avessimo l'eritropoietina sierica bassa e la mutazione positiva, si va ad eseguire una biopsia osteomidollare per andare intanto ad avere una diagnosi di certezza e poi per andare a valutare quello che è lo stato del midollo alla diagnosi, e si può porre appunto con certezza una diagnosi di policitemia vera. Nel caso in cui invece la mutazione risulti negativa e l'eritropoietina elevato comunque nella norma, difficilmente si tratterà di policitemia vera e quindi si andranno ad analizzare quelle che sono le poliglobulie secondarie. La BOM può non essere necessaria solo nel caso in cui l'emoglobina abbia valori parecchio elevati, sopra 18,5 nell'uomo e sopra a 16,5 nella donna. Allora, quali sono le cause più frequenti di poliglobulie appunto non policitemiche? Abbiamo sicuramente nei pazienti e quindi per compenso si va ad avere una poliglobulia. Abbiamo poi ipossie, come ad esempio da elevata altitudine, le malattie polmonari in cui è compromesso lo scambio, abbiamo poi le malattie renali, ad esempio come le cisti renali, tumori come l'ipernefroma, dove abbiamo un'iperproduzione di eritropoietina che porta quindi a poliglobulia, e poi abbiamo le cause iatrogene, quindi ad esempio in terapia androgenica oppure in terapia con eritropoietina, sia a scopo terapeutico sia a scopo meno terapeutico, come ad esempio nel doping, in cui abbiamo una franca appunto poliglobulia. E poi ci sono le condizioni più rare, come ad esempio le condizioni familiari. Ma soffermiamoci su quella che è appunto la nostra patologia. Allora, il WHO nel 2016 ha imposto dei criteri diagnostici, suddividendoli in criteri maggiori e criteri minori. I criteri maggiori sono appunto sempre i valori di emoglobina, quindi ribadiamoli, sopra 16,5 nell'uomo e sopra 16 nella donna, un'ipercellularità midollare e la presenza della mutazione JAK2 oppure delle altre mutazioni che abbiamo visto precedentemente. Il criterio minore invece è il livello sierico di eritropoietina, che deve essere inferiore al valore, diciamo, nel range. La diagnosi si pone con o tre criteri maggiori oppure con due criteri maggiori e il criterio minore. Come si tratta una policitemia vera? Allora, intanto i pazienti vanno divisi in pazienti a basso e ad alto rischio. I pazienti a basso rischio generalmente sono pazienti giovani sotto i 60 anni di età che non hanno avuto pregresse trombosi. I pazienti ad alto rischio invece sono pazienti sopra 60 anni con pregressi episodi trombotici. Nei pazienti a basso rischio generalmente si
si parte con la salassoterapia e con la terapia antiaggregante con la cardiaspirina. Si può andare a valutare una terapia citoriduttiva nel caso in cui intanto si rendano necessari diversi sedute di salassoterapia con un'elevata frequenza oppure ci sia una bassa compliance, un'intolleranza da parte del paziente al salasso. Nel caso in cui la splenomegalia sia fortemente sintomatica o in generale vi sia una sintomatologia severa non controllata da appunto le prime due strategie terapeutiche e nel caso in cui vi sia una piastrinosi eccessiva sopra 1,5 milioni e una leucocitosi progressiva. Nei pazienti ad alto rischio invece si parte subito con una salassoterapia, la cardiaspirina e la terapia citoriduttiva. Per quanto riguarda la salassoterapia, diciamo lo scopo è quello di andare a ridurre la massa eritrocitaria circolante, dandosi come target un ematocrito sotto al 45%. Si hanno due fasi, una fase di induzione in cui si va diciamo a prelevare 300-450 ml di sangue a giorni alterni oppure due volte alla settimana fino al raggiungimento dell'ematocrito sotto al 45%. A questo punto si entra in quella che è la fase di mantenimento in cui si esegue un emocromo mensile dove si valuta l'ematocrito e quindi si fanno salassi periodici in base appunto al nostro ematocrito target. In pazienti che invece eseguono anche la terapia citoriduttiva i salassi devono essere al massimo tre salassi all'anno e soprattutto la sideropenia che può appunto derivare dalla salassoterapia non deve essere corretta in questi pazienti a meno che non sia diciamo fortemente sintomatica per deficit marziale. Allora, diciamo come terapia citoriduttiva, la prima linea nei pazienti sotto a 40 anni è l'interferone alfa, nonostante sia off-label, e nei pazienti invece sopra i 40 anni si utilizza l'idrossiurea. Si va a valutare una risposta con i criteri clinico-ematologici, quindi fondamentalmente una risoluzione di quella che è la sintomatologia e una normalizzazione dei valori al appunto di ematocrito, di piastrine e di globuli bianchi per almeno 12 settimane, quindi c'è un criterio temporale che va rispettato, ma soprattutto non si devono evidenziare eventi trombotici emorragici. Vi sono poi terapie di seconda e di terza linea, appunto, che prevedono ad esempio l'utilizzo di anticorpi monoclonali come il ruxolitinib, cioè lo posso fare, il busulfano invece che viene utilizzato nei pazienti più anziani sopra i 75 anni. Il follow-up prevede poi ovviamente un controllo mensile dell'emocromo, un controllo ecografico dell'addome per andare appunto a valutare lo stato della milza e del fegato e poi la visita ematologica inizialmente trimestrale poi a cadenza più blanda, diciamo. Ma torniamo al nostro caso. Okay. Tornando al nostro paziente, il nostro paziente era già in terapia antiaggregante dai precedenti e quindi abbiamo avviato salassoterapia ponendoci appunto come target dell'ematocrito meno del 45% e abbiamo fatto due sedute di flebotomia nel corso di una settimana assistendo a una normalizzazione dei valori pressori fino alla necessità di sospendere la terapia antipertensiva, la risoluzione delle vertigini e la scomparsa dell'iperemia congiuntivale. Per quanto riguarda la terapia citoriduttiva, è stata poi rimandata la decisione dell'avvio della terapia con idrossiurea all'ematologo curante. Sono state eseguite altre indagini, diciamo, a completamento diagnostico. Abbiamo eseguito una biopsia osteomidollare che non ha mostrato un significativo incremento della trama reticolinica e invece evidenziato un quadro iniziale prodromico di policitemia vera, che è la cosiddetta masked PV, e invece all'immunofenotipo di sangue midollare non sono stati riscontrati i cloni leucemici. Abbiamo anche approfondito con un ecocolor Doppler dei trompi sovraortici che, come potete notare dal referto, è risultato assolutamente nella norma, escludendo di fatto un'origine aterosclerotica dei precedenti eventi ictali. E poi l'attacco encefalo invece ha mostrato appunto gli esiti di questa diciamo, condizione vascolare ischemica cronica. Quindi il paziente è stato poi dimesso al domicilio non necessitando più di cure in regime di ricovero ed è stato affidato alle cure presso l'ambulatorio ematologico del nostro policlinico dove attualmente è in cura.
Sul caso del nostro paziente vi sono delle questioni aperte che ci piace condividere con voi. La prima appunto si aggancia alla sintomatologia postprandiale che il paziente riferiva episodica occasionale di addominalgie diffuse, soprattutto localizzate a livello della fossa iliaca destra. All'attacco addome che il paziente aveva fatto, diciamo, per altri motivi, vi era riscontro di un quadro flogistico a carico dell'ultima ansa ileale, inizialmente sospetto per IBD. Trattandosi di una condizione mieloproliferativa, il nostro paziente era stato sottoposto comunque a una PET globale corporea che aveva confermato il quadro TAC, mostrando quindi una ipercaptazione del radiofarmaco proprio a livello dell'ultima ansa ileale, un quadro assolutamente sospetto per, cioè, di prima istanza di significato logistico. Quindi abbiamo approfondito con una colonoscopia che ha mostrato un'ileiterostitica ulcerativa che anche in questo caso sembrava sospetta per una condizione, per una malattia infiammatoria cronica dell'intestino. Invece all'esame istologico eseguito sulle biopsie non è stata confermata una IBD, è stato mostrato un quadro di infiammazione aspecifica e quindi ci siamo domandati se non potesse essere una condizione secondaria a una, diciamo, una colite ischemica dovuta a iperviscosità determinata alterazioni del microcircolo. In letteratura abbiamo trovato due casi simili a quelli del nostro paziente, comunque la questione è appunto ancora aperta. Il nostro paziente deve essere sottoposto a una colonoscopia di rivalutazione a 3 mesi proprio in questo periodo. In più, nella storia del nostro paziente c'era appunto un pregresso trauma determinante, una frattura tibiale. Abbiamo effettuato un RX dell'arto inferiore che ha mostrato appunto questa pseudartrosi. Ci siamo chiesti se anche questa non possa essere una condizione secondaria dovuta appunto alla elevata massa eritrocitaria. Bene, grazie allora della presentazione a tutte e tre. Andrea, vuoi? Grazie, diciamo, Marco. Sì. Io ho solo i due nomi, ho due dei tre nomi. La dottoressa... Allora, abbiamo la dottoressa Nocera, la dottoressa Rossi e la dottor Tassara. Perfetto, grazie. Ecco. Bravissimi allora, tutte e tre. Vi ringrazio, grazie ragazzi, siete stati molto bravi. E diciamo che il caso ci aveva proprio affascinato proprio per questo problema che spesso ricerchiamo la chimera della diagnosi unica che spiega tutti i sintomi del paziente, no? E noi non diciamo chiaramente che per forza necessariamente tutti i sintomi possono essere stati riconducibili alla policitemia vera. Il paziente comunque è un fumatore e non escludiamo che possa aver avuto anche una sintomatologia respiratoria dovuta a una bronchite cronica misconosciuta. Però di fatto con i salassi poi ha iniziato a stare veramente meglio in tempi abbastanza rapidi. Il quadro di scompenso cardiocircolatorio è migliorato, i sintomi neurologici sono nettamente migliorati, il paziente è andato a casa respirando bene sulle sue gambe, e quindi diciamo che la policitemia vera misconosciuta dei danni l'aveva fatti in quest'uomo. Ecco. Posso chiedervi una cosa? Sì, prego. Mi ha colpito il 200 di pressione all'ingresso. Pensate che possa da solo spiegare lo scompenso oppure quel quadro polmonare in qualche maniera nascondesse qualcosa d'altro, perché poi era anche ipercapnico pur non essendo un bronchitico cronico e quindi questo probabilmente c'erano un problema di quelli del mismatch ventilatorio perfusorio, sicuramente ci avrà avuto, forse legato. E quindi vi chiedo, la pressione alta la spiegate con la policitemia? Forse no, non so. No, non penso che, esatto, la chimera ci piace tantissimo, non penso che, esatto, si possa spiegare tutto con questa unica diagnosi. Certo che, ti dico, due salassi, il paziente, abbiamo tolto gli antipertensivi che il paziente faceva già da casa. Strano. Quindi di fatto la massa eritrocitaria era effettivamente molto elevata a quanto pare. Poi è chiaro, ripeto, paziente fumatore, sì. Sì, fattori di rischio cardiovascolari li aveva tutti, quindi
sicuramente una componente di suo di ipertensione essenziale ce la può avere tranquillamente, e di fatto le abbiamo programmato adesso a distanza una spirometria per valutare che poi non ci sia anche una bronchite cronica latente, che anche questa mi è sconosciuta. Certo, questo è il caso che potrebbe anche appunto albergare anche fattori secondari di poliglobulia. Quindi sì, togliendo il fumo e migliorando il respiro, magari togliamo una piccola percentuale. Ma infatti sembrava un caso molto semplice, questo è un fumatore, bronchitico cronico mi è sconosciuto, è poliglobulico perché è secondario. Presupponendo che, vabbè, non sappiamo, il JAK2 è positivo, non sappiamo la carica allelica, ma non è poi tanto importante quella. Se poi voi è vero che poi lo seguono gli ematologi, ma insomma, vedendo il poi, se il poi sarà così semplice, tutti d'accordo, altrimenti nella malattia ora si tende a, questo si può definire ragionevolmente un paziente ad alto rischio, se non fosse appunto per i due criteri banali, potrebbe diciamo giovarsi dell'inizio della terapia con ruxolitinib per bocca, che è una terapia che in questa malattia ha trovato uno spazio nei pazienti complicati con splenomegalia, con sintomi importanti. Lui questi sintomi non possiamo dire che ce l'abbia, forse il più importante e drammatico di tutti è il prurito, poi ci sono appunto le megalie, eccetera. Però in questo paziente non potrebbe anche essere necessario associarlo, ecco, un ruxolitinib. Non è chiaro, ma sembra che lo è nella mielofibrosi, pur non essendo dimostrato che migliori la oltre che la qualità della vita, la prognosi, nella policitemia potrebbe invece interferire proprio ci sono dei casi di negativizzazione di JAK. Quindi, insomma, è una molecola importante. Quindi potrebbe, quest'uomo qui, che poi alla fine è 56enne, io lo metto giovane per i miei, per ovvi motivi miei, giovanissimo, e potrebbe poi giovarsene, ecco, insomma, questo potrebbe essere un po' la strada. Io credo che abbiate visto giusto nel fatto che la correzione dei fattori secondari di poliglobulia potrebbe essere importante. Sul colite ischemica e l'osso, interessantissimo, vediamo gli sviluppi. Prima di star zitto vi dico che ci sono due domande. Matteo Caiti chiede come sta ora il paziente, e Cristoforo Castello dice: strano che non ci fosse ipertensione polmonare, cioè ha visto la PAP normale. Vi do queste due domande. Rispondo io. Allora, dunque, il paziente sta bene, dovrebbe presentarsi a un controllo ematologico e a fare la colonoscopia in questi giorni. Così se vediamo un po' questo danno, cioè questo danno colitico che abbiamo ipotizzato potesse essere ischemico, vediamo se si conferma un dato di regressione anche endoscopico. Questo siamo molto curiosi in merito. E, sull'ipertensione polmonare sono d'accordo anche io con la domanda. L'ipotesi, però, prendiamo con le pinze, potrebbe essere che non ha avuto tempo ancora di sviluppare un'ipertensione polmonare, perché forse il quadro respiratorio cronico dovuto, tanto è vero che non ha neanche un cuore destro, se vai a vedere. Quindi la parte, diciamo, di pneumopatia forse è meno rilevante di quanto sembri. Lo vedremo anche un pochettino con la spirometria, che appunto dovrebbe fare in questi giorni. Quindi potrebbe aver avuto uno scompenso cardiaco basato appunto su un problema di iperviscosità ematica. Di fatto quest'uomo andava dal 2018 sicuramente in giro con 18 di emoglobina. Abbiamo guardato lo storico del San Martino, abbiamo trovato esami di quando ha avuto il secondo ictus. Nel 2019 aveva 18 di emoglobina, 55 di ematocrito, quindi era una condizione che si protraeva nel tempo, ecco, questo sì. E che andava inquadrata in allora, in effetti. Noi abbiamo sbirciato un pochettino, avevano fatto tutto uno studio sui fattori di rischio, anticorpi antifosfolipidi, mutazione quinto Leiden. Avevano fatto un lavoro eccellente dal punto di vista dei fattori di rischio protrombotico, forse era mancato un pochettino l'attenzione sull'emocromo, che sembra banale, ma l'emocromo è sempre il primo esame da guardare in un paziente, a mio avviso. Certo. Poi vuol dire che in fase acuta è migliorato grazie al diuretico e al vasodilatatore, mi sembra. Sì, assolutamente sì. In fase acuta ha vinto la terapia sintomatica dello scompenso, e compresa anche la ventilazione. Sì, sì. E comunque avrà contribuito tutto questo ad aumentare l'ematocrito, perché ovviamente si sarà un po'. Ah, sì, sicuramente ce ne siamo accorti più facilmente. Certo. Io
credo che appunto un uomo così, se va a posto coi salassi, tanto meglio, altrimenti a metterlo a oncocarbide a 56 anni, sì, si può iniziare, poi magari ci si ripensa, potrebbe valer la pena pensare a Ruxolitinib in Bajakavi, sì. Per carità, vediamo sì. E aspettiamo anche i giudizi dei vostri esperti ematologi, ma penso che un uomo così potrebbe meritare questa modernità di impostazione, dato anche il bagaglio di rischi. Il padre è morto di morte sì. Vascolare secca, morte sì. Cardiaca l'idea, secca. L'idea iniziale era quindi, l'idrossiurea, mi dicevano i colleghi. Certo, infatti ci hanno chiesto certo. Di fare il midollo comunque per certezza, certo. Per studiare il midollo prima. Certo. Però non lo so, adesso poi li devo sentire. Certo, ma un inizio con l'idrossiurea va fatto, però poi in cronico... c'è un rischio sì. Leucemogeno, insomma, una serie di cose. E il midollo voi l'avete fatto bene, non è così scontato, invece sì, avete ben midollo. Ragione, nella WHO è uno dei tre criteri fondamentali. Diciamo che noi qualcuno nicchia a farlo quando c'è questa, anche come diceva la dottoressa Noemi, magari non proprio con oltre il 18 di emoglobina, ma insomma quando ce l'hai chiaro non lo fai, non è corretto perché può albergare una mielofibrosi, un quadro fibrotico secondario o iniziale, insomma può confondere le acque. Il tutto in grazia al fatto che abbiamo appunto gli anti-JAK2 come farmaci, per cui insomma questo andava detto e andava fatto. Bisogna modernizzarci tutti e farlo veramente a tutti. Il 5% poi di questi pazienti non ha JAK2, ma può avere lo stesso la policitemia e quindi prima di andare a cercare magari gli altri due, la calreticulina e l'MPL, il midollo comunque va fatto. Ci sono, vi lascio per altri interventi, non ho domande scritte, Giancarlo, Elena? No, io concordo che la cosa più interessante del caso è questi eventi cardiovascolari, l'ipertensione scatenati non dai fattori di rischio classici, ma veramente da un problema ematologico a cui bisogna pensare, certamente. Questo è un uomo di 50 anni che ha avuto dei ictus, che si presenta in pronto soccorso con un 200 di pressione, ti porterebbe a pensare a tutte altre cose e invece hai un problema di quel tipo, un problema ematologico a cui giustamente voi avete pensato. Per cui complimenti e grazie per questa visione generale che ci avete dato anche del rischio trombotico che c'è in queste malattie ematologiche, che deve essere ben noto e ben conosciuto da tutti gli internisti. Complimenti a tutti. Grazie. Mi associo ovviamente ai complimenti. Grazie. Anche dal mio punto di vista, quello importante, cioè il messaggio chiave che forse deve diciamo passare dal vostro caso è questo, cioè come al solito noi come internisti dobbiamo ragionare un po' più ad ampio spettro e quindi anche in questi casi andare un po' al di là di quello che può sembrare la prima diagnosi, proprio per cercare poi di capire meglio e di quadrare meglio il paziente. Quindi direi che non ho niente da aggiungere assolutamente dal punto di vista Marco, poi padrone dell'argomento, della materia, quindi è sempre un piacere ascoltarti e niente, vi ringrazio. Ne approfitto per ricordare, visto che appunto abbiamo qui tre giovani specializzandi, che questo webinar Casi Clinici non ha è iniziato e devo dire che i casi continuano ad arrivare e questo ci fa molto piacere e non ha limite, quindi voglio dire, se avete casi nuovi da anche tra virgolette, anche casi appunto, perché ogni situazione, ogni caso poi può essere fonte di osservazioni, di studio, di approfondimento e quindi vi invito a coinvolgere anche insomma i vostri colleghi specializzandi a partecipare, perché siamo aperti a tutti. Arrivano, vi inonderemo, ne abbiamo altri due in progetto noi qui. Bene. E se non sapete cosa fare venerdì c'è un impegno importante a Genova, mi raccomando. Voi siete in casa. Penso che Riccardo dovrà accompagnare il papà, quindi ci sarà sicuramente. Ok, grazie allora, grazie davvero a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Buon pomeriggio, arrivederci. Ciao a tutti.